Effettivamente il calendario elettorale dell'anno in corso è estremamente ricco. Abbiamo visto l'anno scorso che queste scadenze hanno condizionato moltissimo i mercati e a volte anche le scelte di investimento. Quello che noi raccomandiamo è di innanzitutto definire molto chiaramente quali sono gli obiettivi dei singoli, parlo per i consulenti finanziari e se noi possiamo aiutare a farlo siamo ovviamente molto disponibili. Una volta fatto questo, crediamo che la definizione del portafoglio debba essere quella ottimale per raggiungere questi obiettivi. Non dico ignorando quello che può succedere sui mercati, però il mantenere la rotta in modo direi sistematico e forte sugli obiettivi è la prima regola. Ovviamente bisogna tener conto in parte di quello che succede in modo un pochino più tattico, quindi ci vorrà sicuramente flessibilità. Abbiamo visto l'anno scorso a livello di industria in Italia molti investimenti sulla liquidità, il che è un sintomo ovviamente di attendismo nei confronti degli eventi che potrebbero succedere quest'anno. La liquidità sappiamo che non è una fonte di rendimento, quindi bisogna cercare delle soluzioni che permettano di dare qualche rendimento per un livello di rischio che sia più o meno equivalente. Candriam si sforza nel proporre delle soluzioni di questo tipo e di proporre soluzioni flessibili, come dicevo, o che portino un rendimento aggiuntivo rispetto ai benedetti titoli governativi che per tanti anni gli italiani sono stati soliti usare nei portafogli. Bene, allora grazie a Matteo David Candriam. Prego, grazie a voi.